gara dove veramente ci si incontra anche tra amici. È sempre bello avere dietro i propri familiari anche sul percorso, fare un po' di assistenza e dare un po' la carica. Andreas Reiterer è un atleta che a me veramente piace moltissimo, perché è uno che parla poco e fa tanto. È la prima volta per me qui sulla Varedo Ultra Trail. Ho guardato insieme a Geo che è bella tosta e bisogna stringere i denti fino all'arrivo. Se riesco a fare bene voglio arrivare al podio. Geo che è una vecchia volpe. Sono un abitante delle Dolomiti e questi sentieri li conosco molto bene perché sono i miei percorsi preferiti. Una gara di 120 km rispecchia un po' la vita, no? Perché ci sono momenti alti dove pensi che puoi spaccare il mondo e dove stai benissimo e subito dopo puoi avere una crisi dove pensi che non riesci più ad andare avanti. Nel 2019 ho dovuto smettere a chilometro 92 a Colgalina in terza posizione. Mi brucia ancora un po'. I have a lot of friends that have been here racing in Lavaredo and everyone says the same thing, that it's the most beautiful race they've ever seen, so I had high expectations. I like also long steep climbs and perhaps the more tough ultra trail races like this one. This is more fairy tale. I know some of the other girls that start, of course, but I think when races get this long, the course itself is your competitor. Il percorso in una prima parte che sembra quasi più corribile non è così, perché poi ci sono dei pezzi molto tecnici. La seconda parte che si porta più in quota è sicuramente più tecnica e, usiamo il termine, meno corribile, chiaramente paesaggisticamente indimenticabile per chi la percorre. Yeah, she's good. Happy. Ah, te sei Zambon, sì. Forte Zambon da Vicenza. Bravo! It's okay. It's very nice weather as well. What are you listening? I listen to a metronome if I am a bit tired. Che dopo 60 km inizia la vera gara. Da lì bisogna stare pronto per gli attacchi. Ho fatto la gara due volte, entrambe le volte alla fine ho dovuto tirare i remi in barca e non sono arrivato all'arrivo. Per forza dovrò tornare.
ero in testa 82-83 km, ma poi hanno spento le luci e al 95esimo mi sono ritirato, purtroppo. Had power enough to give an attack at the end. It was 10k before the finish line, and then I tried all or nothing. Yeah! I realized only at the end, because I don't know where are the other women. Well done, Mimi. At the break of dawn, so I could turn off my headlamp. And the word I said to you was that it was unearthly, like something magical from another place. Una volta col Gallina ho realizzato che la top 10 era a portata di mano, e quindi ho provato a andare avanti, insomma, con la pancia un po' bloccata, e ho fatto bene andare avanti, perché è stata una grandissima soddisfazione.